Io voglio vivere una volta sola. Brava Giulia, brava Giulia. Chi è Patrizia Montalto? Patrizia Montalto nasce politicamente 5 anni fa, esattamente quando mi sono nel lontano 2007 candidata al Consiglio Comunale ed essendo risultata la più eletta sono stata poi subito designata assessore nella Giunta Carini. Purtroppo dopo 2 anni sono stata estromessa da quella giunta e da lì ho continuato poi la mia politica alla provincia, con l'assessorato appunto, ricoprendo il ruolo di assessore alla provincia. Oggi ricomincio dal Comune di Marsala, in quanto sono stata rieletta al Consiglio Comunale dell'UDC e Giulia Adamo, il nuovo sindaco, mi ha voluto premiare per la costanza e per la fedeltà, riaffidandomi nuovamente l'assessorato alla cultura e al turismo. È una delega che io già avevo e quindi spero di riprendere più presto, anzi immediatamente, il lavoro interrotto esattamente 3 anni fa. Assessore, si riconosce in queste deleghe? Sì, assolutamente sì, sono io che in un certo qual senso le ho richieste al sindaco perché ho lasciato incompiute tante opere, tante attività che avevo cominciato a intraprendere soprattutto con i giovani e intendo riprenderle, prima fra tutte la scuola teatro e poi tante attività promozionali per il turismo. Assessore, cosa intende fare e quale apporto vuole apportare in questa giunta per il rilancio di Marsala? Allora, innanzitutto abbiamo l'estate alle porte, anche se oggi il tempo non è sicuramente fra i migliori, però dobbiamo lavorare immediatamente a rendere piacevole la nostra città e quindi con una serie di attività culturali, di intrattenimento e di spettacolo che possono essere anche calamita per i flussi turistici, oltre naturalmente alle nostre bellezze, prima fra tutte le nostre bellezze archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche. Marsala ne fanno una città di rilievo nella nostra Sicilia orientale e quindi dobbiamo accogliere il turista, dobbiamo accogliere rendendo la città più fruibile, quindi mi riferisco per esempio alle tante attività commerciali che devono sicuramente essere più consone ad accogliere il viaggiatore qui a Marsala, e quindi bar, ristoranti e un decoro urbano più accogliente.